l'Hotel Artigai? Io sono l'Hotel Artigai e stasera abbiamo anche qui grandi ospiti. Benissimo. Abbiamo qui il gruppo dei ragazzi dell'Artigai di Cuneo e il gruppo dei ragazzi dell'Artigai di Torino. Buonasera Cuneo, buonasera Torino. E anche buonasera. Come va? Tutto bene? Ciao. Sì, tutto bene, grazie. Beh, sarà bello questa, il fatto che siete venuti a farci visita. Sì, siamo qua vicini in vacanza e siamo venuti a Padova perché sapevamo del village di Padova. E a Torino e a Cuneo non ci sono queste cose, stavamo giusto pensando di farlo anche a Torino. Va bene, vengono i giornalisti della BBC per fare un servizio su di noi, quindi vuol dire che è una bella festa questa. Fantastico. Bene, ottime impressioni quindi immagino. Sì, molto bello. Va bene. Grazie a voi ragazzi. Vuoi aggiungere qualcosa, Morris? No. Sono qua. No, vedi, hai visto, arrivano anche da lontano e dicono che è bello il Padova Press Village, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Ma noi arriviamo tutta l'Italia perché è una festa nazionale, cioè è una festa conosciuta in tutta Italia il nostro Padova Press Village, per cui insomma non è sicuramente, e questo lo vediamo anche nei questionari, no? Che arrivano da lontano, eccetera. Ad altro proposito volevo segnalarvi, e per queste ultime serate, il car sharing, questo servizio che Padova Press Village vi offre, basta andare sul nostro sito www.padovapressvillage.it e in basso a destra iscrivete, potete conoscere nuove persone e soprattutto dividere la vostra auto, il vostro viaggio nel caso fosse soli o comunque volete dividere proprio la spesa, no? E anche da avere compagnia. Basta segnalare il fatto che siete, che ne so, dite io sono di questa città o posto in macchina, qualcuno vuole venire con me a fare la presidia, sicuramente qualcuno si metterà in contatto con voi, qualcuno è iscritto al carcere e quindi gioco ce la faccio. Buonasera amici! Buonasera! Come va? Bene. Senti, siamo di gruppo per voi, tu sei un po' geisha stasera. Io ho sentito. Io sono molto gay e poco sciampo comunque. Ecco, per fare. Quando continui a andare dietro sto sempre bene. Com'è? È la vittoria in questo caso. Questa è vittoria. Buon gustaio. Sto bene. Tu sei bella. Sì. Hai visto? No, sono semplici in realtà, Ma è tutta bella, come sempre. Stasera è venuta vicino molto. Sono venuta a trovarti due amiche. Ma non due gay, cugino? Sono venuta a trovarmi, niente po' provvimento, due terzi di Mitra qui in Italia. Accidenti. Niente po' provvimento che sotto un blocco e sono qua in mezzo a qualcosa. Ce ne sono due terzi, due su tre. Sono giocate? No, non sono giocate. Sono in versione Moreno Martini e Davide. Ah, l'ultimo Moreno Martini che potete trovare su Facebook e fate i video che sono strepitosi, tra l'altro. Come fare con poco, come rendere felice la gente. Ragazzi, non mi mangio perché tu mi tieni e anche tu Vittorio, perché sennò non c'è tanto per quello della settimana scorsa. Non so, stai a dire allora che stai con il piede? Sempre lui, Vittorio. Sono quelli che piantano verso il cielo, verso l'alto. Ciao, Padova Press Village, come va? Io mi sono già fatta il primo pianto, oggi sono tornato in auto. Raccontavo di questa mangona, non so che ci sta prendendo, sta prendendo un po' tutto. Tre piatti questa sera? Allora, non è molto nazionale. E c'è, anche domenica dovrebbe essere qua. Cinina Zilli. Ma c'è, ci sono i cardinali, ci sei tu, ci siamo tutti domenica. Grande saluti. E poi lunedì. Ti riprendi. Questo canale di chiusura è comunque il carnevale di Rio, cioè è pure questo è il carnevale di Rio, il nostro pure a metà carnevale di Rio, tre giorni di follia, allora vi è permesso di fare qualsiasi cosa. Avevo una cosa giusta, prosegue, ci sono gli eventi invernali adesso, ci saranno, ma infatti questo è stato chiamato Padova Press Village Summer Edition, e poi ci sarà la Winter Edition, ci sarà una cosa che mi piace molto la prossima. Ecco, voglio andarci a fondo. No, 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 no
tra l'altro tutta targata parlo a Price Village, cioè un Price Village su una crociera. Esatto. Quindi tanto da non può venire fuori. Guarda, siamo solo immaginazione, guarda, perché sarà sicuramente una cosa straordinaria. Ci saranno brillanti o comunque. Io correrò da una parte all'altra della nave, della confusione. Senti un attimo, ma che stavo combinando quelli? Scusa, Giuseppe, Fossi? Guarda, scusate, mi c'è il Villa, intanto salutiamo il Villa, io ciao cari. C'è un attimo di tappa anche qui davanti. Ragazzi, Giurba, cosa stai combinando? Quest'anno è stata veramente una cosa meravigliosa, a parte il bellissimo lavoro che ha fatto Daniel, che è veramente stato bravissimo e stupendo, è venuto fuori una manifestazione veramente di professionisti, altro che gente che è stata seduta. Sì, che hanno già trovato lavoro per l'inverno. Io scusa, da domenica sono disoccupato. Trovaci qui, possiamo fare una serie del people per l'animazione del Village? No, perché ancora noi non abbiamo trovato lavoro per l'inverno, invece i partecipanti, i finalisti del Village People stanno tutti messi a posto, tutti a posto. Hai capito, Daniel? Cioè, non so, possiamo fare un'edizione domani nostra? Sono le 6 nostre, magari arriva qualcuno dice te, ti lavora con me, te. Sulla pagina del Palo Pre Village, sul Village, sulla pagina di Village, su quella di Nizzi, mia, sono tutti quanti. Ciao a tutti voi! E se, non è finita qua, però, perché cioè, ci rivediamo questa venerdì sera, però c'è ancora tempo per venire a riprendere magari l'ultima battuta domenica. Mi finito dove vai? Io sono qui.